Cari amici, siamo riuniti qui oggi per celebrare il primo congresso internazionale umanista. Salutiamo tutti gli umanisti del mondo dalla città dell'umanesimo storico, Firenze. In primo luogo vogliamo dare il benvenuto a tutti i nostri amici che sono venuti da Germania, Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cile, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, India, Inghilterra, Islanda, Messico, Olanda, Paraguay, Perù, Portogallo, Sierra Leone, Svezia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti e naturalmente tutti i nostri amici italiani. Lascio la parola al segretario generale del Partito Umanista di Firenze, Manuela Ceccarelli. Vogliamo ringraziare gli invitati speciali per la loro presenza, che sono Lisvanizo Mike, ambasciatore dello Stato dello Zambia. Sono tra noi il candidato alla presidenza della Repubblica Argentina, Luis Amman. Ed è tra noi anche la candidata alla presidenza della Repubblica Cilena, Laura Rodriguez. Dear friends, I leave you with His Excellency, the Ambassador of the Republic of Zambia, Mr. Lisvanizo. Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen. Señor presidente, distinguidos delegados, señoras y señores. I am particularly pleased of the opportunity which I have been given to be present at this launching of the first Humanist International Congress. Agradezco particularmente la oportunidad que me ha sido dada para presentar el lanzamiento de la primer humanista internacional. At this juncture, let me make it abundantly clear that while Zambia abhors exploitative international capital, we welcome investment on favorable and humane terms. A este punto, quiero dejar claro que mientras Zambia rechaza los capitales explotadores internacionales, sin ninguna duda, damos la bienvenida a inversiones que hechas en términos favorables y humanos. We particularly welcome investors
in the agro and the tourist sectors, which today remain underexploited. Particularmente damos la bienvenida a inversiones en las áreas agrícola y turística que hasta hoy no han sido profundamente utilizadas. I therefore believe that we will set up a team of experts from different regions to prepare a document which will clearly specify the objectives and ideals of Humanist International. Por lo tanto, propongo al señor presidente que se organice un grupo de trabajo de expertos de distintas regiones para preparar un documento, un primer documento que especifique claramente los objetivos y los ideales de la Internacional Humanista. Los humanistas de Zambia esperamos mantener una íntima relación de trabajo con la Internacional Humanista. Long live Humanist International. Viva la Humanista Internacional. Long live solidarity among humanists the world over. Viva la solidaridad entre los humanistas de todo el mundo. Ahora les dejamos con Julius Valdimarsson, que en la calidad de vocero de la mesa de coordinación dará un mensaje a este primero Congreso Internacional. The work carried out for this Congress was realized by a coordinating committee of the activities of the different humanist parties in formation. To continue, we leave you with the member of the Congress representing India, Lokendra Seth, who has been named President of this Assembly. In my quality of President of this Congress, it is up to me to submit to the consideration of the Assembly the foundational documents of our international. Now, I call upon our secretary, Dennis Redman from USA, to present us the first documentation of the Humanist International called Declaration of the Principle of Humanist Party. Nihilism, unemployment, inflation, violence, torture, persecution, and death infiltrate everywhere. In this emergency, humanism gives a response in order to organize social relations from the human being and for the human being. This response is a social commitment that becomes a fact in the formation of the Humanist Party. E ora il secondo segretario Emilio Rubio dalla Spagna, che presenterà le basi di azione politica del Partito Umanista. Il Partito Umanista propugna espressamente il sostenimento del regime democratico come forma di transizione della democrazia formal alla democrazia real. La lucha por el logro de regímenes democráticos allí donde no se hubieran establecido o hubieran sido suplantados por regímenes de fuerza. Por otra parte, rechaza expresamente la violación de los derechos humanos, el empleo de la violencia
como método de solución de conflictos y la concentración personal del poder. Acá, nada más que esto. Con respecto a la metodología de acción, confirma expresamente lo manifestado en su declaración de principios. Estoy atento, pero... El humanismo se rige por la acción no violenta. El partido considera al sufrimiento del pueblo como un hecho producido por la violencia económica. Por consiguiente, proclama la necesidad de fortalecer toda organización social que contrarreste tal situación. En ese sentido, propicia la creación de cooperativas de producción, de servicio y de consumo, y exige del Estado el apoyo necesario para la cooperativización de toda empresa que, por su situación, comprometa el presente y el futuro de los trabajadores. Now, we will proceed toward the foundational documents of the international. Procediamo adesso alla votazione dei documenti di fondazione dell'internazionale. Procederemos a votar los documentos fundacionales de la internacional. I submit to the consideration of this assembly, the voting is completed, the founding documents of the internationals are approved. All'unanimità vengono approvati i documenti di fondazione dell'internazionale. Por unanimidad quedan aprobados los documentos fundacionales de la internacional. Di seguito procederemo a votare per le autorità dell'internazionale del Partito Umanista. For Vice President. Vicepresidente. Vicepresidente. Antonio Elegido, Secretary General of Spain. For Vice President. Vicepresidente. Vicepresidente. Luis Aman, Secretary General Argentina, candidate president of the country. For Vice President. Per vicepresidente. Vicepresidente. Laura Rodriguez, Vice Presidente, PhD, and presidential candidate from Chile. Laura. Y por presidente. E per presidente. Y por presidente. Alfonso Ayoles, Secretary General HP Italy. Dejo con ustedes al presidente de la Internacional Humanista, Alfonso Ayoles, quien se dirigirá a la Asamblea. Voglio dire che laddove esistono dittature, esse avranno negli umanisti un nemico inarrestabile, un nemico che le combatterà per raggiungere almeno quel minimo accettabile, affinché si compia il passo da queste dittature alla democrazia formale,
con la quale si raggiungerà un nuovo livello di azione e di impostazione. Ma a parte tutto questo, che sforzi si stanno effettivamente facendo per evitare la morte per inedia di milioni di esseri umani? Quali e quanti sono le effettive risorse utilizzate per liquidare un debito asfissiante ed esplosivo in America Latina? In che misura si trasferisce tecnologia necessaria allo sviluppo di zone poco favorite? Quali misure reali si adottano affinché i termini di scambio non si deteriorino giorno dopo giorno fra nord e sud? I partiti umanisti lottano ovunque per questo ideale: far sì che il proprio paese divenga l'avanguardia della nazione umana universale, includendo dunque l'idea di ogni singolo partito nazionale in un progetto comune mondiale, non rimarrà una mera frase, ma prenderà pieno senso la proclamazione di umanizzare la Terra.